Sì, è un'iniziativa che vuole soprattutto rivolgersi alle nuove generazioni, alle scuole. Non a caso il Galetna ha scelto di invitare le scuole del comprensorio in questo progetto che abbiamo chiamato Scuola in Fattoria. Un progetto che è stato fortemente voluto dal nostro consiglio d'amministrazione, che crede che l'azione del GAL possa essere anche indirizzata alle nuove generazioni, in particolare anche alle scolaresche, e grazie soprattutto anche al nostro ufficio diretto dal responsabile di piano, il dottor Ernesto Del Campo. E un grazie va certamente alle scuole che hanno partecipato, come verrebbe da dire, e hanno preso parte a delle lezioni frontali in cui dei territorialisti hanno spiegato le tipicità del nostro territorio, dal paesaggio, dai frutti e quindi le eccellenze del nostro paesaggio. E nel contempo questa attività, diciamo così, teorica è stata accompagnata anche da un'attività pratica. Infatti le stesse scuole poi sono state accompagnate da questi nostri animatori presso le aziende agricole, e lì hanno appunto potuto conoscere i prodotti della terra, conoscere il frumento, il grano. Sembrerebbero delle cose banali, così non è molte volte per queste nuove generazioni, e poi attraverso questa loro conoscenza sono riusciti anche a trasformare il prodotto della terra in prodotto commestibile, quindi da consumo. Infatti hanno da sé con le proprie mani hanno realizzato dei biscotti, hanno partecipato all'impasto per la panificazione. E oggi, da ultimo, ogni scuola ha presentato un proprio elaborato, un elaborato che voleva in un certo senso raccontare quel vissuto, in maniera semplicemente, in maniera assolutamente semplice, in maniera diretta. I ragazzi, tutti di quinta elementare, quindi sono stati coinvolti, hanno descritto questo loro vissuto, questa loro esperienza. Non ci resta che ringraziare anche tutte le scuole che hanno aderito a questo progetto. Sono i tre circoli didattici di Adrano, il primo circolo didattico di Biancavilla e l'istituto comprensivo Don Bosco di Santa Maria di Ricodia. Un grazie va anche riservato alla giuria di qualità che ha, come dire, ci ha dato una mano nella selezione di questi elaborati, e quindi ai componenti, a Tilio Caldarera, il professore Matteo Bua e la maestra Katia Tomasello. Componente della giuria, professore Bua, una piccola battuta su questo evento. Ma noi come giuria dovevamo dare un premio, credo però che il premio principale sia stata l'esperienza in sé, il fatto di vedere e di raggiungere questo contatto con la terra e tutti i percorsi che portavano dal grano al pane ai biscotti. Spesso i nostri bambini dimenticano, non conoscono neppure questi processi. Bene, questa esperienza gli ha consentito di avere un approccio di questo. Niente, guardalo voi il tamburo. Ho valutato di premiare il lavoro realizzato dagli studenti del circolo didattico Don Antonino Lamela. Ritiene parimenti di valutare quali esequo tutte le altre elaborazioni. Grazie. Grazie non solo a chi ha